La scelta poteva sembrare ardita, riaprire l'ex campo scuola di Via Fiorentina e portarci il carnevale aghettino dell'Orciolaia. Alla fine la scommessa è stata vinta dai volontari che lavorano tutto l'anno per far felici soprattutto i più piccoli. Dopo aver ripulito l'aria con l'aiuto del comune, i carri hanno fatto il loro ingresso in quella che oggi sembra essere soprattutto un'area verde in attesa di quello che sarà l'eggasi rotatoria di Via Fiorentina e ulteriore parcheggio per Arezzo Fiere. La scelta è sembrata gradita da adulti e bambini che hanno passato un pomeriggio spensierato. Gli organizzatori si aspettavano però un maggior aiuto per le pulizie del giorno dopo. Abbiamo finito di ripulire il campo scuola, visto che il comune di Arezzo non ci ha mandato nessuno per pulire il campo scuola, sei non interviene nelle aree private, questa è considerata un'area privata. Anche se è del comune. Anche se è del comune, ce la siamo pulita da noi. E quindi fra ieri e oggi abbiamo provveduto appunto a risanare tutta quest'area, perché domenica prossima chi viene deve trovare un posto veramente accogliente, visto che noi facciamo un lavoro socialmente utile, perché lavoriamo per i nostri bambini di questa città dove non ci lavora nessuno. Lavorandoli adesso rimarranno qui, perché domenica prossima c'è ancora il carnevale, però tutto quello che resta è stato completamente tolto e l'area è stata completamente ripulita dai volontari dell'Orciolaia con me in testa, scusa la modestia, ma qui mi ci metto.